città adesso non Io direi che c'è, non ce n'è neanche in passo. possiamo Ah, iniziare. Possiamo iniziare. Buonasera a tutti. benissimo. Io Ok. sono Buongiorno a Roberto tutti. Reale, sono il Ciao. presidente di Utopian, un'associazione nata a Roma. Ci occupiamo di innovazione e di trasformazione digitale. E stasera, nell'ambito del nostro progetto Restart, abbiamo il piacere di avere con noi per la terza volta, giusto, Fulvio Yes. Analasso. Fulvio Analasso, che ormai non ha neanche più bisogno che lo si presenti, ma magari io lo presento lo stesso perché mi piace raccontare i suoi successi professionali e di vita. Fulvio è stato un manager a livelli molto molto alti in Europa e in Sud America, è stato anche professore a Tor Vergata, è stato direttore generale del Centro Studi di Agicom e attualmente è presidente di Stati Generali dell'Innovazione ed è anche advisor in vari temi di economia digitale, innovation manager, project manager, ma insomma, questo per chi ancora non ha la fortuna di conoscerlo risulterà evidente poi dalle cose che Fulvio ci dirà. E stasera parliamo appunto di 5G, che è un tema che è al centro della crescita digitale del nostro paese, perché tra le tecnologie abilitanti probabilmente è quella che maggiormente consente lo sviluppo di servizi a valore aggiunto. Fulvio farà un'esposizione, direi, completa sul 5G, quindi sugli aspetti tecnici, aspetti regolatori e naturalmente applicazioni. E siccome abbiamo poco tempo rispetto alla quantità di cose che Fulvio ci dirà, io gli lascerei subito la parola. Buonasera Fulvio, grazie ancora di essere qui. Grazie a te, buonasera a tutti e cominciamo subito. Allora, vediamo se riesco a farvi vedere il mio schermo. Ecco, no, non è questo qua, non è questo, allora nulla, una finestra, ecco qua, condividi, ok, lo vedete? Perfettamente, Fulvio. Vedete? Sì. Ok. Quindi, ancora buonasera a tutti, siamo partiti in perfetto orario, quindi come dicevo prima, per chi fosse arrivato adesso, siccome non vogliamo consumare troppa energia, come è stato detto questa sera da Cabanelli, di quanto queste cose bruciano, cerchiamo di andare rapidamente. Aspettate che cerco intanto di vedere com'è che però non ho messo. Ecco, adesso è meglio. Ok, quindi parliamo oggi di 5G, argomento abbastanza caldo, ovviamente. E ovviamente la premessa che faccio sempre: allora, 5G è una tecnologia ormai di cui si parla spesso e ha tante di quei risvolti che io stesso non ne so più di un certo livello. Quindi, da un lato, cercherò di essere molto divulgativo perché l'audience che ci aspettiamo e anche che ci aspettiamo dopo, quando questa cosa sarà vista online, Solitamente 8 persone. può essere uno generalista e quindi non voglio essere troppo specialistico, anche se ne fossi in grado, non vorrei farlo. D'altro canto, potrei dire delle cose in maniera troppo banale, allora perdonatemi in Come? un caso o nell'altro, perché cercherò di dire il più possibile No. cose comprensibili, cercando di spiegare anche argomenti che non No, sono no, no, no. proprio facilissimi per chi non ha un background adatto. Quindi questa è la premessa d'obbligo. Tanto pochissime cose, come al solito, anche se essendo molti gli stati generali non serve, ma insomma noi siamo un'associazione fondata nel 2000, cofondata nel 2011 da Flavia Manzano, che è presente, e che mette insieme un sacco di competenze. Non solo, ci teniamo a dire che non siamo solo competenze STEM o STEAM, come adesso c'è anche ALS che viene messo, ma anche competenze di tipo umanistico, sociologico e quant'altro, che specialmente nel mondo di oggi, pieno di controversie, anche un po' di tipo diciamo, intellettuale o filosofico, aiuta anche per cercare di dosare tecnologie e umanesimo. Quindi quello che noi facciamo, questa è una slide che adesso sentirete, un'esplosione che è voluta. E tutto sommato ci sviluppiamo attraverso questi tre assi. Abbiamo sostanzialmente iniziato con la formazione, poi ci siamo sempre più spostati verso progetti di innovazione aperta e stiamo cercando di internazionalizzarci con alcuni progetti che stiamo prendendo sempre di più e di cui oggi non parlerò, ne ho parlato già
del passato, quindi con le competenze di cui ho parlato prima. Quindi partecipiamo a vari progetti europei e stiamo per acquisire altri, quindi cominciamo ad essere un gruppo abbastanza conosciuto anche all'estero. Questo ci fa molto, molto piacere. Tocchiamo vari argomenti tecnologici, con il nostro vicepresidente Sergio Farrugia, copriamo tutti gli aspetti di geomatica, di informazione geografica. Poi abbiamo Internet of Things, blockchain, sicurezza, qui c'è Sandro Fontana, che è un grande esperto, intelligenza artificiale e quant'altro. E oggi quindi parliamo di questa cosa più bassa, e non perché qui c'è value added, vuol dire che questa roba non serve a niente, ma perché le infrastrutture sono la base per poi costruirci sopra tutta l'intelligenza che c'è nei livelli superiori. Quindi, questi sono gli argomenti che toccheremo. Quindi, una breve introduzione sul 5G e quello che c'era prima, quali sono le sue caratteristiche. La cosa che credo che interessi a più di uno è questa dell'interfaccia radio delle emissioni elettromagnetiche. Uno dei motivi per cui c'è anche un po' di cautela, a volte anche di ostruzione proprio, no? Di boicott del 5G. Le caratteristiche principali di software, che poi è la cosa principale che caratterizza il 5G rispetto alle altre generazioni, le applicazioni, questioni aperte e regolamentari, a che punto sta il mercato e dei cenni, perché già si parla del 6G. Quindi toccheremo questi argomenti, cominciamo col 5G. Allora, queste sono per ricordare. Ahimè, molti di noi se lo ricordano bene, anche troppo bene, che non è una buona cosa, che vuol dire che gli anni sono passati, ma ricorderete le prime cose, le prime telefoni portatili, no? Di fine anni 80. Ricorderete anche, forse qualcuno giovane, ma che potrebbe esserci, no, no, ma insomma, noi abbiamo lanciato il famoso DAX nei mondiali 90, quindi fino a 30 anni fa c'erano solo degli esperimenti. La rete fissa, vabbè, qui c'era. Il telefono non è neanche quello in bachelite, ma insomma c'è il telefono con il discombinatore. Poi abbiamo iniziato, devo dire, e questo è interessante, con cadenza più o meno decennale. Arriva un'altra generazione e il 2G è stata la prima in cui si è veramente cominciato a parlare di comunicazioni personali, perché prima erano più trasportabili che personali. Fino ad arrivare poi al 3G, che è stato il primo dei primi anni 2000, il primo in cui hanno cominciato a prendere spunto i dati rispetto alla voce, e il 4G, che è quello che c'è oggi, Long Term Evolution, che è quello che è cominciato a mettere insieme multimedia e quant'altro. Quindi questo è interessante perché, intanto, per la prima volta a partire dal 3G, i dati hanno preso il sopravvento rispetto alla voce. Oggi si parla di, anche là, come quelle figure di cui parlava Sandro Bologna, che faccio vedere quante cose stanno in un minuto, quelle sono tutte prese dai vari siti che analizzano il traffico su internet. Qualcuno ha detto che al momento il 93% di traffico sui nostri smartphone è dati, non è voce, il 7% è voce. Quindi chiaramente siamo passati dalla voce ai dati, e tutto sommato dal 3G in poi abbiamo cominciato un po' a pensare in questa cosa. E queste sono un po' le milestone. Guardate che più o meno, vedete, più o meno sono ogni 10 anni, tant'è vero che anticipo subito che il 6G si parla intorno al 2028-2030, e ci vogliono 4, 5, 6 anni per definire cosa vuol dire, e altri 3, 4, 5 per deployarlo, per spiegarlo. E quindi qui abbiamo messo un'altra volta quello che abbiamo messo prima, quindi vi ricorderete quando col 2G hanno cominciato a mettere gli SMS, che sembrava una cosa fantascientifica, anche se era una grande trovata, tra l'altro, del mio amico e purtroppo recentemente defunto Mauro Sentinelli, il quale si inventò questa cosa. Penso che tutti lo sappiate, ma lo dico per chi non lo sapesse. L'SMS è stata una delle più grandi trovate di marketing, in quanto l'SMS usava i bit di segnalazione che erano previsti nei pacchetti mandati, cioè non stavano là, ma che non venivano utilizzati. E lui dice: senti, ma perché non ci mettiamo della possibilità di mandare messaggi, così la gente li paga pure? E lì è uscito fuori dei margini mostruosi, perché i costi erano nulli, in quanto il segnale già c'era e era tutto margine. Quindi questo è iniziato, quindi le grandi boom, tutti ce lo ricordiamo, che insomma gli anni 90 sono stati i grandi boom del mobile. E poi, fino ad arrivare
un'idea che fa circa il 4G e poi il 5G di cui parliamo oggi, che tutto sommato mette insieme tutto quello che c'era prima, in più aggiunge i dati, lo scambio dati tra le famose internet delle cose. Sostanzialmente sono i dati, l'intelligenza artificiale che caratterizza un po' il 5G. E quindi quali sono le caratteristiche principali? Allora, intanto, come già ho detto, in genere fino a oggi più o meno le generazioni radiomobili avevano una cadenza tipicamente decennale, più o meno, no? Abbiamo detto, abbiamo già visto. La cosa però interessante è che allora, intanto, la banda è aumentata progressivamente, quindi con adesso con i nostri attuali sistemi 4G, specialmente quando compare il più anche, no? Per chi sta nelle grandi città, eccetera, a volte c'hanno il 4, io non ce l'ho perché sto fuori, ma il plus, che poi è il passaggio intermedio rispetto dal 4 al 5G, in teoria ci sono dei gigabit al secondo che possono essere lanciati. Dico subito una cosa, vediamo, scusate, vediamo se no, fammi dire questa cosa qua, che poi riprenderò dopo. E ancora una volta, perdonate se per molti dico cose ovvie, ma cerco di essere divulgativo per chi non le sapesse. Quando si parla di sistemi mobili, in qualche modo cellulari, poi ci stanno delle celle, io sto dentro una cella, e si dice là lo scambio dati, la velocità è X, in realtà è una velocità che è una velocità cumulata che viene dispiegata, che viene fornita a quella cella. Per cui la velocità che avrò io sul mio device dipende da quanti utenti simultanei sono nella cella. Per cui a volte capita, e lo dico anche perché a volte qualcuno che non sa questa cosa me la dice quasi arrabbiata, ma come? Dicono, e oggi in questo momento non parlo, guarda caso stai in un incontro di calcio in cui ci stanno migliaia di utenti simultanei, lì tu non puoi avere quelle bande, perché la banda complessiva, che chiaramente sono decine di gigabit al secondo, viene divisa per migliaia di persone e uno ha 5 mega. Ecco, quindi con questa premessa fondamentale, che poi sarà un po' superata col 5G e col 6G per quello che dirò dopo, perché le celle sono più piccole e con capacità molto maggiore, quindi il concetto che ho appena spiegato verrà molto diluito, però è importante, quando si parla di capacità di una cella mobile, dipende quanti utenti sono contemporaneamente parlando di una cella, scambiando dati. Il 5G non ha una cosa particolarmente diversa, particolarmente furba, se non forse queste antenne che già sono anche nel 4G, che praticamente le chiamano MIMO, no? Multiple Input, Multiple Output, che hanno delle caratteristiche radioelettriche per cui possono in qualche modo combinare i segnali, non solo quelli che arrivano direttamente, ma anche quelli riflessi, i famosi cammini multipli e quant'altro. Quindi hanno delle tecniche di combinazione dei segnali per cui sono più efficienti, nel senso che catturano più energia, più potenza. E questo c'era già in parte nel 4G. In realtà quello che c'è ancora, lo vedremo dopo, nel 5G ci sono anche le antenne al cosiddetto a beamforming network, cioè che hanno dei fasci che puntano direttamente sugli utenti e quindi non sprecano energia e questo permette di avere energie inferiori, paradossalmente, nonostante quello che viene detto sui dubbi dell'emissione elettromagnetica, però vedete dopo, sono energie inferiori. Ma sono non perse, perché uno manda non in tutto un fascio dove magari c'è uno solo che parla e il resto dell'energia va persa, ma viene concentrata su chi parla. Questo consente di avere velocità che nominalmente dovrebbero superare abbastanza questi gigabit al secondo. Si parla di 10 giga come un numero più o meno che rappresenterebbe il 5G. L'altra cosa molto importante è la latenza, il ritardo di trasmissione, in cui si parla da 1 a 5 millisecondi con il goal di 1 millisecondo. Tenete conto che oggi l'LTE ha un ritardo medio di trasmissione di 30-50 millisecondi. Quindi subito già capite quali sono le applicazioni importanti, tutte quelle che hanno bisogno di bassa latenza, telechirurgia, macchine senza conducente e quant'altro. E chiaramente il 5G ha queste caratteristiche che consentono cose che oggi non si possono fare. E quindi, tutto sommato, i quattro punti importanti di cui parlerò adesso brevemente sono lo spettro, quindi le risorse spettrali, con tutti i problemi collegati appunto alle emissioni elettromagnetiche, il fatto che vengono molto densificate, nel senso che aumenteranno molto, almeno
nei grossi centri, poi vedremo in base alle frequenze, ma aumenteranno, penso, di un fattore 3 tipicamente, una cosa media diciamo dal 2 al 10 in base alle zone possono senz'altro aumenteranno e diventeranno celle più piccole con maggiore numero di tralicci. E la grossa novità anche è quello che chiamano softwarization, cioè tutto software, diventa tutto un discorso che non è più un discorso di hardware specializzato, ma di infrastrutture comuni su cui attraverso il software si costruiscono varie fette, varie slices di possibili applicazioni differenti sulla stessa infrastruttura, cosa che non è il caso anche, ancora fino al 4G, in cui ogni applicazione aveva bisogno di una sua infrastruttura. Questa è un'unica infrastruttura con n fette, ognuna con requisiti diversi, con più o meno stringenti per applicazioni che hanno bisogno di bassissimo ritardo, per applicazioni tipo Internet of Things che hanno bisogno di meno ritardo e quant'altro. Quindi queste sono le cose di cui adesso parleremo brevemente. Questa è una cosa abbastanza nota per chi l'avete forse già vista tutto qua, perché sono i 3 punti dell'ITU, che è della IMT 2020, quando è uscito questa nuovo paradigma, in cui sostanzialmente qui sono indicati le varie possibili caratteristiche generali del sistema, che ha tutto sommato tre vertici importanti, ha tre grosse sezioni. Uno è sostanzialmente il mobile broadband enhanced, cioè è più possibilità di avere video ad alta risoluzione perché la banda è più ampia, semplicemente. Un'altra è quella di le comunicazioni molto affidabili e a bassissima latenza, e quindi, guarda caso, stiamo parlando di, vedete qui, di mission critical e-health, no? Telechirurgia tipica, no? Self-driving car, quello di cui parlavo prima. E poi, e la parte invece importante è questa qui anche, che sarebbe poi le smart city, stanno qua, perché tutto quello che sono machine to machine, sono quindi sensori a sensori che si parlano, il famoso frigorifero che dice guarda che ho finito le uova, no? Quelli gli esempi che si fanno, qui sono delle comunicazioni che sono diverse da queste qua, perché tipicamente non è, le chiamano narrow band IoT, no? Internet of Things, tipicamente non serve una grossa banda, diciamo, ma allora perché tra i 5G? No, però serve un'enorme quantità di sensori a bassissimo consumo, eppure questa è una cosa tipicamente che non è facile servire con altri sistemi. E quindi tipicamente appunto abbiamo, vi ho già indicato, qui appunto qui abbiamo sostanzialmente video a altissima risoluzione, altissime capacità, nuove, qui abbiamo le nuove application con smart manufacturing, telechirurgia, smart grid, anche non so chi non si occupa di potenza, per esempio, non sa, io l'ho imparato qualche anno fa con la banda ultralarga, che le fibre ottiche, le comunicazioni in banda ultralarga, tra l'altro i pionieri erano i coreani, guarda caso, perché loro hanno avuto dei grossi problemi con la loro rete di potenza, che ha bisogno, sono tutte, hanno il famoso effetto domino, per cui se una stazione va in failure, immediatamente deve partire quella dopo. Se qualcosa accade, ricorderete il famoso blackout a New York e quant'altro, si blocca tutta la rete. Quindi nella rete di controllo dell'energia è molto importante la latenza bassa. E quindi questa è una cosa che senz'altro può essere utile. E come qui dicevo, quando c'è un grosso numero di devices, Internet of Things, e c'è un basso volume di dati, perché hanno bisogno di pochi kilobit al secondo, un sensore di banda, quindi un basso costo, un bassissimo consumo di energia, i famosi LoRa e quant'altro, però sono talmente tanti che se non è una tecnologia ad hoc non è facile accomodarli senza questo tipo di. Questo qui è lo scenario di utente del 5G. La cosa anche lì importante, che poi ci arriveremo piano piano. Ancora una volta, dico cose che per molti ovvie le cose, ma perdonate perché le vorrei inquadrare anche appunto per chi non fosse ovvio. Mentre le altre generazioni mobili tipicamente sostituiva e migliorava quella precedente, quindi il 2G migliorava il 1G, il 3G, il 2G, e piano piano tendeva proprio a escluderla. Questa non è
una migliore generazione mobile, ma è una, ma mette insieme fisso e mobile, cioè questa è una, infatti si chiama architettura orchestrata end to end. Non gli frega nulla, tu prendi qualunque sistema, uno prende qualunque sistema di accesso radio o in fibra, wifi, e quello diventa l'input per l'architettura complessiva, che poi viene ottimizzata con quelle tecniche di softwareization di cui adesso parliamo, fino a ottimizzare l'end-to-end complessivo. Quindi non è una sola, per la prima volta non assistiamo a una sola, a un aumento, diciamo, a un miglioramento della generazione mobile, ma della rete complessiva. Quindi questo è un altro grosso punto di separazione. Ho già menzionato al network slicing, quindi veramente, vedete, questi sono i tre di cui parlavo prima, no? Ricordate, mobile broadband, ultra reliable e massive machine to machine. Ecco, questi hanno diversi user requirements, come dicevo prima. Quindi questo ha bisogno per esempio nella parte del mobile, ricordate quando parlavamo di quanti utenti possono stare nella stessa cella, no? Ecco, questa ce la può avere tantissimi, perché le celle, come dicevo prima, diventeranno più piccole, quindi con più alta capacità per ogni utente, ma gli utenti possono essere molto fitti, fino a 1 milione a chilometro quadrato sulla carta, e ognuno di questi, ecco il famoso stadio di calcio, può avere accesso a video mobile ad altissima velocità, vedere mentre sta guardando la propria squadra, vedere i gol che fa la squadra avversaria da un'altra parte. Questa qui è un'altra cosa che tipicamente ha bisogno di alcune requisiti di latenza e di banda, che per esempio quando uno va a parlare di machine to machine, come dicevo, non c'è bisogno. Allora, sono applicazioni con diverse requisiti di utente che nel passato avrebbero richiesto delle reti dedicate ognuna per ogni applicazione. Questo si fa tutta con un'infrastruttura unica, con delle fette di servizio che vengono estratte con dei service provider che vendono esattamente quel tipo di requisito sulla stessa infrastruttura. Quindi c'è anche un risparmio in termini di economia di scala che è notevole, oltre alla flessibilità. E quindi chiaramente abbiamo degli ecosistemi più alti, più larghi, chiaramente più grandi, si possono creare un sacco di nuovi players e di nuove applicazioni attraverso questa softwareization, e come dicevo, si integrano praticamente tutto quello che si può integrare a livello di wireless, wireline, ottica e quant'altro. E la cosa interessante è che questa è l'off-grid, che è importante, e questo interessa a chi anche si occupa di infrastrutture critiche. Questa è stata proprio dimensionato tutto il sistema in modo che sia possibile l'operazione senza energia in caso di disastri, in caso di situazioni di emergenza in aree poco servite. È possibile mettere della sensoristica di bassissimo consumo, e tutto il circuito, a differenza di quello che parlavamo all'inizio sulla grande consumo dei mezzi digitali, si può, nei limiti del possibile ovviamente, limitare molto, per cui è possibile anche a livelli, diciamo, di bassa diciamo qualità, ma dare un servizio anche quando non c'è energie, unicamente sfruttando le energie, per esempio, di una cella fotovoltaica, e anche quando mancano altre forme di collegamento. Quindi questa è un'altra cosa abbastanza interessante del 5G. Ecco, quantum dolens, qui è quello di cui tutti parlano, no? Che, tra l'altro, con chiunque parlo, alla fine è lì che finiamo, no? Allora, interfacce radio, qui, una cosa ovvia è questa qui, delle celle che sono iniziate, che quando si parlava delle prime reti cellulari, tutto sommato si parlava unicamente delle macrocelle, addirittura erano di decine e decine di chilometri, se non di più a volte, in base al fatto che di come era la situazione orografica. Più chiaramente aumenta la frequenza, e più le celle, per definizione, in base alle leggi elettromagnetiche, diventano più concentrate. E poi si è visto anche che si può fare il riuso in ogni cella delle frequenze, e quindi si può avere una banda più ampia complessiva. Quindi praticamente sono
negli anni sono state fatte antenne tralicci che facevano antenne da celle metropolitane, macro, piccole, pico, e anche le famose femtocelle, che sono tutto sommato, sarebbe, per capirci, il wifi, è quello che fa il wifi, anche, cioè prendere delle piccole, dei locali piccoli, prendere dall'esterno il segnale che arriva e ripeterlo all'interno di piccoli locali con delle antenne dedicate. Li chiamano le femtocelle, tipicamente hanno estensione di metri o decine di metri. Ecco, quindi praticamente se torniamo a quella di prima, siamo passati dalle decine di chilometri alle decine di metri con le femtocelle. Ecco, da vari studi, questi ve li faccio vedere unicamente per dire che l'argomento è un po', diciamo, dipende dal punto di vista si prende, ma in base agli studi, alle caratteristiche del terreno, alle potenze e quant'altro, c'è uno studio che ormai è datato, c'è già quasi 3 anni, di Deloitte, che vedete qua, diceva, praticamente prendeva per l'Europa, prendeva solo la Germania, quanti siti per ogni 10.000 persone. Chiaramente questi sono tutti studi che dipendono dalle ipotesi che vengono fatte, ma insomma qui ve le ho un po' sintetizzate. Come dicevo prima, nell'Europa tipicamente si pensa a un paio di siti per chilometro quadrato. In realtà non è così, come vi dirò, perché in certe parti sono molti più fitte, in certe altre parti sono molto di meno. Quindi dipende da quello che si vede, e si vede pure qui tipicamente qui viene detto che sono dai 3 a 10 volte. E qui c'è subito un altro fatto che vi voglio dire, che personalmente, e prendo atto di quello che viene detto, io ci vedo fino a un certo punto, nel senso che questa cosa dovrebbe essere, in base alla gara fatta da Agcom sul il coordinamento con MISE, di cui parlerò dopo, quindi ogni lotto di frequenza assegnato ai vari vincitori della gara avevano delle caratteristiche di copertura graduale, come fatto per tutte le altre cose. Tu prendi questo lotto e ti impegni entro 18 mesi a realizzare l'X% della copertura, entro 36 mesi a realizzare X diventa il 50 e così, fino ad arrivare al 99%, al 100%, quello che sarà. Ecco, qui io personalmente, ecco, magari dico un'eresia, ma ci credo poco che noi riusciamo a coprire tutto il territorio nazionale. C'è bisogno talmente di tanti tralicci, antenne, energia, e sotto al traliccio, ragioniamoci, c'è una fibra, Cioè uno dice, questo è il radio, il traliccio è il radio, e quelle capacità enormi che io mi mando, chi gliele porta? Una fibra. Quindi se io voglio coprire la Malga Ciapela a Madonna di Campiglio, no? Che lo dico ad occhio, perché dove andavo a sciare era molto bello, e io non è che dice alla fine mi impegno a metterci il traliccio, sicuro a portarci la fibra, e che non è così ovvio. Allora, quindi in realtà si parla che entro il 2025 saranno tutti obbligati a coprire le grandi città, le grandi e medie, anche medie e anche medio piccole, e le dorsali di comunicazione. Non è chiaro quello che dovrebbe accadere subito dopo. Dicono che dovrebbe essere una copertura totale, così dicono anche i bandi di gara. Io ho qualche dubbio che sia così, ma questo prendendolo per una mia personale dubbio che ho. Quindi ovviamente tutto quello che stiamo dicendo, anche in quantità di siti e quant'altro, dipende dalla copertura che poi verrà realizzata. Le antenne tradizionali tipiche delle generazioni precedenti, come dicevamo, hanno un fascio d'antenna abbastanza largo, per coprire tipicamente anche nelle ultime generazioni, no? Hanno 3 o 4 fasci da 120 gradi, in modo che ognuno copre una parte e tutti insieme coprono 3 da 120 o 4 da 90, ovviamente. Oltre 360 qualcuno dovrebbe dire a qualche politico che non c'è nulla. Comunque, fanno dei fasci, fanno in modo che poi tutti insieme coprono tutto quanto i 360 gradi, ma sono fissi, fino al 4G sono fissi. Cioè, sono lì, il fascio sta lì, quello spara pure se non c'è nessuno che lo sta usando. Questo implica che c'è un sacco di potenza irradiata inutilmente. Quindi, tornando al discorso che stavamo anche facendo prima con Sandro Bologna ed altri sul fatto dei consumi del digitale, questo è proprio uno spreco, perché stiamo sparando senza che serva neanche, oltre a inquinamento, tutte quelle belle cose o brutte cose là,
lo stiamo pure sprecando perché non serve. Ecco, il 5G diventa più intelligente e passa dall'antenna che hanno la possibilità di inseguire il singolo utente con un tracking da Beamforming Network. Quindi in realtà loro riescono a agganciarsi a un utente e a seguirlo e sparano l'energia soltanto in quella direzione. Quindi chiaramente il fascio è più per chi è esperto di propagazioni elettromagnetiche, la direttività del fascio di antenna è maggiore perché il fascio è concentrato e quindi la potenza viene focalizzata, basta un rapporto segnale-rumore inferiore a quell'altro perché in realtà non c'è disturbo e quindi questo ottimizza quantomeno l'energia impiegata. E quindi la differenza sostanzialmente tra un 4G antenna fissa e 5G beamforming è questa qua. Abbiamo sempre delle antenne MIMO, ma sono intelligenti perché usano, come dicevamo, i cammini multipli, il fatto di avere altri segnali che possono essere combinati in fase. Infatti, non a caso si parla di multiple input, multiple output. Loro riescono attraverso la combinazione di tanti segnali a riconoscere quelli buoni e discriminarli dal rumore e quindi quando formano il fascio lo fanno in maniera molto più efficiente ed efficace. Le bande di frequenza sono bande decise a livello dell'ITU, dell'ONU e sono diverse purtroppo al momento per le varie zone del mondo, anche se stanno convergendo abbastanza, ma ancora siamo in una fase di lancio, tra l'altro. Alcuni paesi in Asia hanno già lanciato nel 2018 e 2019. La Corea è stata la prima, ma tutti comunque stanno in una fase ancora, diciamo, non dico sperimentale, ma iniziale. Il mercato di massa dovrebbe essere tra quest'anno e il 2023. Quindi, diciamo, stiamo entrandoci adesso, e queste sono le frequenze, tra l'altro, che ha scelto l'Europa e per il quale sono stati emessi dei bandi di gara, sono stati con alcuni lotti. In realtà qui sono degli errori perché queste sono le bande allocate, ma sono stati messi a gara questa banda qui, la frequenza 36, 38 e 20, 26 e 5, 27 e 5, quindi un sottoinsieme di queste qua. Ecco. Questo è tutto il discorso di Agcom e di Mise, per cui la Agcom cioè il Mise ha emesso un decreto col nuovo piano nazionale di ripartizione delle frequenze. Che assegna le frequenze in base a quello che viene fatto alle varie World Radio Conference dell'ITU per riallocare le frequenze ai vari servizi. La cosa importante è che la banda della 700 MHz, dove oggi sono i canali UHF da 49 a 60, verranno tolte alla TV, come già le bande fino a 852 MHz sono state tolte alla TV. Ricorderete quando c'è stato il passaggio, no, con lo switch off che abbiamo dovuto cambiare i decoder? Purtroppo la stessa cosa accade adesso, perché quello si è presa la banda dai 7,90 agli 8,52 per darlo al 4G e oggi si prende dal 6,90 al 700, al 780, quello che sarà perché per darlo al 5G. Quindi siamo in corso switch off e questo è uno dei motivi per cui in Italia, anche per il fatto del coordinamento con la TV digitale, abbiamo avuto una proroga. Avete seguito qualche anno fa il fatto che noi cercavamo per il coordinamento tra le frequenze nostre e della Francia in particolare, di spostare più in là per poter fare lo switch off della TV e riallocare i canali. E quindi abbiamo avuto il fatto che, a parte il Covid che ha spostato un po' tutto, abbiamo iniziato nel 2020 con cose sperimentali e dovremmo finire entro il 2022. Altri paesi hanno un anno di meno e quindi, diciamo, quest'anno dovrebbe essere il grosso momento del lancio che finirà con noi e con altri paesi europei col prossimo anno. Parlo lancio operativo e non parlo lancio c'è già stato, ma il servizio operativo. Quindi una volta che il piano nazionale delle frequenze del MISE è stato acquisito dalla Agcom. La Agcom, come fatto nelle altre volte, ha preparato i dettagli di gara e il 2 ottobre si è conclusa con ben 6 miliardi e 55
milioni di euro portati nelle casse dello Stato, e qui per chi interessasse sono come sono state fatte. Vedete, sono tutti blocchi, tra l'altro, di bande abbastanza strette anche, sono tutti blocchi da 20 mega e sono giù di lì, in questa banda, appunto per quello di cui parlavo prima, cioè poiché questa banda può essere usata molte volte, io in realtà uso questa banda in spot molto piccoli, per cui mi posso permettere di avere in quel percepito spot pochi utenti e usare molta banda, e quindi scusate, avere pochi utenti che usano una banda in megahertz non ampia, ma è per pochi utenti, quindi possono anche con modulazioni ad alta efficienza spettrale dare un'alta capacità a ogni singolo utente. Quindi sono, più si sta nei blocchi bassi, da 700 a 3007, quello di cui parlavo prima, da 36 a 38, e quella nella banda più alta delle microonde, poi ci sono le onde millimetriche, che sono dove, oltre 30 GHz, che è quello dove si sta andando in America, e si sta andando anche con degli esperimenti qui a 60 GHz. E saranno i terahertz o i terabit al secondo che verranno usati nel 6G di cui parleremo alla fine. Quindi questo sono quelli che il 2 ottobre del 18, finita l'asta, e questo è l'ammontare che è stato versato nelle casse dello Stato. Allora, noi abbiamo quindi queste tre bande, come abbiamo detto, e qui cominciamo a vedere perché queste tre bande, perché qui si fa lo switch off, perché è stato fatto già lo switch off per il digitale terrestre, per il 4G, rubando bande alla TV, perché questa qui è una banda che purtroppo è molto buona, purtroppo per i televisionari, perché ha possibilità di passare attraverso i muri, attraverso gli ostacoli, non risente di precipitazioni. Più si va in alto, e più questa cosa non è vera, più si va verso le microonde, per esempio, se qui a 26 giga, se uno va e piove, io tra l'altro nella preistoria ho fatto una tesi sulla propagazione a 18 giga, facendo delle misure al fucino con delle piove, non si vede più nulla, il segnale scompare, tant'è vero, e questo tutto è. Sono queste, a queste frequenze ci sono le celle più piccole, perché l'antenna deve avere poche decine di metri o centinaia al più, perché oltre questo la propagazione non glielo consente. Incontra un albero, si blocca tutto. Quindi allora uno dice: ma allora perché non uso solo queste bande? È perché non ho sufficiente banda di frequenza sopra questa banda. Per i non ingegneri, questa è la famosa frequenza portante, la frequenza centrale attorno alla quale c'è la banda cosiddetta passante, che è quella che poi supporta i servizi. E la banda passante non può che essere una certa percentuale della frequenza portante, tipicamente è alcuni per cento, diciamo il 10%. 10% vuol dire, se io metto a 700 MHz, posso metterci accanto, a cavallo, 70 MHz, e quindi più di 70 non posso proprio trasmettere, non posso modulare, si chiama. Se sto a 3,6 GHz, il 10% è 360 MHz. Se sto a 26 GHz, sono 2,6 GHz. Quindi il punto è proprio questo: è che si fa un trade-off tra la copertura, che è migliore alle frequenze inferiori rispetto a quelle superiori, e la banda, che è migliore quando uno va in alto. E quindi, tutto sommato, queste sono le tre bande portate dalla gara, e molte cose le abbiamo già dette. Quindi la banda delle 700 MHz ha un'ottima penetrazione, ha celle analoghe al 4G, perché il 4G la cosa principale è l'800 MHz, poi in realtà c'aveva la 1009, la 2005 e quant'altro, ma il grosso stava in 800, e quindi probabilmente nelle zone dove si userà questa copertura, dove ci sarà bisogno di grandi propagazioni e quant'altro, penetrazioni degli ostacoli, molto probabilmente si potrebbero usare anche gli stessi siti, magari con antenne un po' diverse, o magari anche in quei siti con le stesse antenne che non usano il beamforming. Ma insomma, stiamo sulle stesse caratteristiche del 4G, parlo di copertura radio. E
e la con una velocità, ecco, questo è quello di cui parlavo prima, questo sto indicando, condivisione tra utenti simultanea, di cui quello di cui parlavo prima, avendo in mente che quando uno dice cioè, dai 30 ai 100, ce l'ha sempre perché deve condividere in una cella parecchi utenti. Ancora una volta, celle che hanno delle lotti da 10-20 MHz, per quanto sia 10-20 MHz, se uno pensa che tutte le modulazioni, diciamo, non molto efficienti hanno tipicamente alcuni bit per hertz, si chiama, di efficienza spettrale. Se io ho 10 MHz, avrò 10 megabit, 20 megabit, 30, di più non posso avere. Quindi è chiaro che si parla sempre di condivisione di utenti in una stessa cella di una velocità che comunque non può che essere non troppo alta, perché stiamo in una banda che non consente troppe larghezze di banda. Man mano che andiamo su, questa è la banda del cosiddetto Fixed Wireless Access, per capirci, è il regno di Linkem, per capirci, è una cosa intermedia, con una buona penetrazione, non buona come la prima, ma comunque non malvagia, centinaia di metri quindi vedete, più andate su in frequenze, più si riduce le celle, e quindi abbiamo anche delle maggiori velocità, fino ad arrivare alle microonde, poi saranno le onde millimetriche, e come dicevo prima, possono avere femto, picocelle anche molto piccole. Tipicamente queste si usano indoor, perché appunto, come dicevo, oppure ecco, negli stadi, nei centri commerciali, perché se li metto in spazio libero, questo, la propagazione non avviene bene, e quindi devono avere poche distanze, piccole distanze. E qui velocità, qui ci possiamo sbizzarrire fino a 10 gigabit al secondo. C'è la famosa densification, quindi, che viene proprio così definita, e adesso vi risparmio, questo è il codice delle comunicazioni che dà delle indicazioni di come favorire queste installazioni, che vi anticipo subito, ma già qualcuno avrà già fatto ci avrà qualche quesito, che già mi sono state poste. Chiaramente qui c'è proprio il discorso dei nuovi permessi, i padroni che non vogliono, i condomini che non vogliono, bla bla bla, e quindi c'è tutto il codice che dà delle indicazioni alle autorità per come andare un po' spediti. La cosa importante è che vanno fatte nuove celle di piccole dimensioni, e bisogna installare nuove antenne, e c'è il fatto dell'esposizione elettromagnetica. E qui parliamo brevemente dell'esposizione elettromagnetica, che non sono un esperto, però sono uno che si informa, e 99,99% quello che vengono dette sono tutte bufale di gente che ha altri motivi per non adeguarsi. Al di là, ripeto, questo non è il discorso del consumo del digitale, è del fatto se faccio o non male onde elettromagnetiche. Allora, noi siamo, le famose radiazioni ionizzanti sono quelle pericolose, noi siamo nel fatto delle non ionizzanti, e siamo in questo tipo di banda di frequenza. Allora, intanto ci sono degli enti importanti che fanno questi tipi di studi. Il più noto è questo ICNIRP, che è una commissione internazionale sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti. Poi sono anche della ITRO e quant'altro. Vengono misurati proprio degli effetti sanitari con degli esperimenti di natura tecnica, in modo che si vede qual è il riscaldamento che possono avere i tessuti del corpo, in base anche a come possono dissipare il calore e quant'altro. E vengono misurate delle grandezze specifiche in relazione a questi effetti, e una è la famosa SAR, il tasso di assorbimento specifico, e comunque alla fine è tutto riferibile all'entità della densità di potenza coefficiale al campo elettrico, i famosi volt per metro, i famosi 6 volt per metro che noi abbiamo, che sono molto più bassi di quelli degli altri. Quindi alla fine si cerca di misurare le densità di potenze o il campo elettrico nei vari posti. E questo è quello che è una delle, queste sono, e questa è fonte ICNIRP, quindi voglio dire, uno in qualche modo, certo, il complottista vuol dire è tutto inventato, e lì io mi arrendo, però voglio dire, dati misurati tendono a dire, qui vedete con i palletti verdi, sono quelli che hanno fatto dei test e hanno rilevato degli effetti di riscaldamento. Questo vengono proprio misurati degli effetti di riscaldamento su animali e su altre cose del genere. E quindi una volta messo, vista qual è una soglia del SAR, il famoso del tasso di assorbimento specifico, che comincia a causare effetti di riscaldamento,
Rispetto a questa soglia, l'ICNIRP mette 50 volte di meno di potenza, l'Italia 5.000 volte di meno, quindi 100 volte meno dell'ICNIRP. Noi, infatti, siamo le grandi organizzazioni, i grandi operatori, addirittura si arrabbiano perché noi usiamo, al di là del fatto che non vogliamo, molti non vogliono installare nuove antenne, in realtà dicono che abbiamo i limiti troppo bassi, così non riusciamo a lavorare. E infatti l'Italia quindi c'è questo limite qua. E adesso non vi state a perdere su queste cose, questi sono dati ufficiali e vedete che praticamente, guardate soltanto quello che dice, che direbbe nelle varie, che chiaramente tutto è funzione della frequenza e ovviamente più andate in alto con la frequenza più diventa ionizzante, fino ad arrivare ai raggi X che fanno male, no? Per cui sono pericolosi. Quindi chiaramente tutto dipende, vedete che i limiti in teoria crescono con l'acqua e noi abbiamo comunque, qui sono il watt per metro quadro, quindi le potenze per metro quadro. In Italia abbiamo, questo è il famoso campo elettromagnetico, noi abbiamo dei valori dei limiti a 20 volt al metro, che corrisponde a watt per metro quadro, dei limiti ma per ogni 6 minuti, in un periodo di un giorno, in realtà noi cominciamo a mettere attenzione a 6 volt al metro. Quindi è per dire chiaramente, molto apertamente, le onde elettromagnetiche non fanno bene. Se uno non usasse i cellulari sarebbe meglio, tanto per essere chiaro. Però a fronte del vantaggio che hanno, i pericoli sono inferiori a quello che si pensa, al punto che, questi sono anche lì valori misurati, nei paesi dell'Unione Europea, allora, questo è il famoso limite dell'ICNIRP. Altri paesi, qui non li potete leggere, qui c'è scritto, ma qui posso fare Grecia, Croazia, hanno valori più bassi, noi siamo i più bassi d'Europa con 0,1 watt per metro quadro o 6 volte al metro. E si parla molto del fatto che hanno cercato di alzarli, in realtà sono rimasti ancora 6 volte al metro. Quindi, insomma, sulla parte della protezione non è una cosa peggio di altre, anzi è meglio. Perché? Perché se andiamo a vedere come funziona, ecco questo, guarda caso, questo sarebbe il raccordo anulare di Roma. Poniamo che io metto, voglio sparare un gigabit al secondo in questa cella e vi ricordo che vuol dire che n utenti in questa cella si devono dividere un gigabit al secondo, no? A una certa frequenza. Benissimo, questo è chiaramente è pictorial, no? È grafico. È un rosso molto intenso, perché bisogna sparare al centro di questa cella una bella potenza per arrivare a tutte queste cose che tipicamente le celle vengono raffigurate quando si tratta di celle rotonde, ma quando si parla di mettere insieme ad altre si fanno degli esagoni annidotate per ottimi motivi, per farle poi poterle combinare. Bene, se io passo da la stessa 1 gigabit al secondo, ci metto invece che un sito, ci metto 26 siti, io in realtà divido la potenza, diciamo per 26, in realtà non è proprio così, ma insomma faccio delle cose più piccole con molta meno potenza e così via, man mano che io aumento i siti. Quindi in realtà, arrivando e questa è una situazione analoga a quella che potrebbe verificarsi con il 5G, io in realtà, vedete che in rosso neanche riesco a vederlo perché la potenza è molto più bassa dell'altra. In più, ed è questo il grande vantaggio della copertura. Nei satelliti dal cui mondo io provengo si parla di antenne a spot beam. Uno fa tante piccole, fa delle antenne che dall'alto che hanno a terra dei footprints come queste qua. E c'è il famoso riuso della frequenza. In questo modo io uso una frequenza FX, l'ho chiamata. Quando metto 26 siti, posso usare, in genere si usano le stesse frequenze per questioni di interferenza, cioè se io usassi le stesse frequenze qua o qua, e io non so se sto in un posto, se sto trattando la frequenza della mia cella o quella accanto, quindi devo usare, se qui è F1, più uso F2, più userò F3, ma dopo due celle posso riusare la stessa frequenza, quindi posso, a parità di banda allocata, posso mettere su più spot, e se la metto su più spot, in quello spot posso avere ancora un numero molto elevato di utenti, perché se avessi la stessa frequenza qui potrei accomodare X utenti. Avendone N, in ognuno di questi posso accomodare gli stessi utenti. E per cui posso, riusando la frequenza, è il modo per poter allargare la banda. Quindi se io passo qui,
Vedete, stesso storio, qui non ho neanche fatto perché non riesco a farlo. Quindi il vantaggio in realtà delle celle molto piccole è minore potenza e maggiore di uso di frequenza, cioè banda più larga. E questo spiega perché man mano che andiamo dall'1G al 2G al 3G, ogni volta le frequenze, le celle diminuivano e la capacità aumentava. Softwarization, vado leggermente più rapido perché io come al solito mi sto espandendo un po' troppo e comunque sto a un ottimo punto. Tra l'altro, dopo lo dirò meglio, ma fatemelo dire, ma in realtà lo dirò fatemelo dire adesso. Quando si parla di compatibilità elettromagnetica, efficienze, pericoli per la salute, eccetera, in realtà si dimentica, dato per scontato che il cellulare, le onde elettromagnetiche bene non fanno, mettiamola così, però in realtà non, tutti sono preoccupati per il traliccio che sta vicino casa, eccetera, e va benissimo, e magari chi sta sotto all'albergo Hilton, dove stanno quei lanternoni, magari c'ha pure ragione, ma tipicamente sono pochi i posti. In realtà quando è molto più pericoloso quando uno parla al cellulare, perché lì c'ha l'emissione del device. È molto più bassa di quello del traliccio, ma è attaccato agli organi vitali. Quindi quello che molti veramente non si riesce a spiegare è che tu non ti preoccupare tanto del traliccio, è chiaro che ognuno ha l'effetto NIMBY, non mettetelo a casa mia, per carità, ma basta che sia distante alcune decine di metri, parlo delle frequenze di oggi, queste chiaramente sono più piccole, quindi sono meno potenze e quindi magari sono metri, decine di metri. Ma dopodiché, da quel punto in poi, è molto più pericoloso parlare al telefono che non stare sotto al traliccio. Quindi, insomma, bisogna starci un po' attenti. Allora, softwarization, andiamo molto rapidi, anche perché il grosso già più o meno l'ho detto, attraverso software, questo quello che è importante è che si fanno si riesce quindi a configurare una rete che ha dell'hardware, un'infrastruttura fisica in comune, e poi col software si decidono i vari servizi. Ed è anche importante questa cosa su cloud, sull'edge cloud, che adesso in cui tra l'altro lo dico perché siamo con alcuni di voi stiamo facendo una riflessione sulla sovranità digitale europea. In realtà qui ci sarebbe ancora spazio nell'edge cloud, perché l'edge cloud è quello che viene fatto per fare in modo che i contenuti siano sempre più vicini all'utente, le famose Content Delivery Network. Quando voi dovete scaricare un film, un video da qualche parte che sta sul server a San Francisco, voi fate www. E in qualche modo la rete sa che deve andare a prendere quel contenuto. Il tempo di andare non è tanto per la trasmissione fisica, che è la velocità della luce, ma tutti gli apparati, eccetera, fanno in modo che una cosa del genere, se è troppo lontana da dove viene richiesta, ci impiega parecchio tempo. Tempo vuol dire secondi, mezzo secondo, un secondo. E tipicamente, dopo mezzo secondo, tipicamente si è visto che la gente se ne va, cioè, guarda, mi sono rotto, vado dall'altra parte. Quindi, per ridurre questa latenza, hanno iniziato una quindicina di anni fa quelli di Akamai, che io sappia, e hanno messo dei server vicino, dei server proprio posizionati vicino ai grandi centri, i quali nella loro memoria cache immagazzinano tutti i contenuti che vedono di interesse degli utenti. Per cui vedono che tutti quanti richiedono quel video, beh, loro scaricano quel video, lo caricano sul server vicino a casa vostra, e quando voi andate a fare quella richiesta, viene scaricato non da San Francisco, ma dal server che sta a Montemario. A tutte queste cose qua è fondamentale per il 5G, perché avete capito che in questo modo io riduco il ritardo dei contenuti, perché quello di cui si parla oggi non ho tempo per espandere, ma quando si parla di banda larga e di velocità, megabit al secondo, non è importante quella, ma il throughput si chiama, cioè la velocità delle applicazioni, non dei bit. A me i bit che mi frega, e il throughput dipende dai pacchetti pezzi e dal ritardo di propagazione. Allora, su questo argomento qua dell'edge cloud, in realtà noi siamo l'Italia, e so che ci sta investendo la DG Connect, ancora abbiamo spazio perché non c'è un mercato che è stato in qualche modo, diciamo, preso, confiscato da americani o cinesi. Quindi che succede? Che adesso anche lì cerchiamo di correre, praticamente, ecco, qui forse non si vede bene, ma praticamente mentre per esempio col 4G
Voi dovete avere un sistema, volete avere un sistema che faceva delle specifiche applicazioni, dovete costruirci tutta una rete 4G che fa voce, mobile broadband SMS. Col 5G voi avete un'infrastruttura unica, costruite attraverso delle reti logiche, le famose fette, le slice, che hanno ognuno delle caratteristiche e hanno delle fette di tutti i vari segmenti della rete, dell'architettura di rete, e ognuna si occupa di dare un servizio, per esempio nel mobile broadband, nella fabbrica intelligente, nella robotica e quant'altro. Per cui accade praticamente che sono delle slice, una che va per soltanto per gli smartphone, per dare i servizi che da smartphone, quindi come tanto è vero che oggi già ci sono gli smartphone abilitati a 5G, e questa è la slice che dà i servizi agli smartphone. Dovete fare autonomous driving e vi serve una slice che in qualche modo garantisca una bassissima latenza e un'alta veloce, un'alta banda, perché in tempo reale magari devi vedere anche, bisogna vedere il mercato, la vista circostante, quindi bisogna avere altre caratteristiche, altra slice che dà queste caratteristiche e così via. Per cui praticamente sulla stessa rete posso fare tante fette che mi fanno tutti i servizi che voglio. E quindi chiaramente c'è un proliferare, questa è un'altra cosa interessante, di service provider di networking, cioè c'è una nuova figura che è network slicing service provider, perché ogni service provider che vuole vendere un servizio particolare di una di quelle caratteristiche di cui parlavo, massivo, non massivo, che ha bisogno di banda larga, banda stretta, eccetera, si può organizzare, può mettersi d'accordo con la team di turno, col fast web di turno che fa l'infrastruttura, affittare una partizione di rete e attraverso il software fare in modo che quella abbia dei requisiti delle prestazioni che gli consentono di dare quel servizio. E quindi ogni fetta è a tutti gli effetti una rete completa che ha la sua parte di fettina dell'interfaccia radio, della radio access network, della core, quella che fa, diciamo, che è quello che fa il processing finale e quant'altro. Quindi tante fettine di tutte queste parti che sono a software tailored, sono dimensionate in modo che abbia i requisiti per poter servire quella specifica applicazione a cui poi si affida il network service provider, il quale, e qui ci sono già alcuni che già sono molto noti, sono un centinaio in questo momento nel mondo, che hanno chiaramente delle furbate, cioè mettono insieme l'intelligenza artificiale, che poi sarebbe del supervised machine learning, e addirittura stanno pensando a quello con apprendimento cognitivo, in modo che loro, facendo delle simulazioni con i dati che arrivano dagli utenti, vedono che magari quelle particolari requisiti, che quell'utente che chiedeva una slice per la telechirurgia ha bisogno di particolari caratteristiche, eccetera, e piano piano l'intelligenza artificiale fa in modo di modificare i parametri a software in modo da fornirgli quelle caratteristiche. Meglio ancora quando sono dei network slicing service provider che forniscono diverse slice, diverse caratteristiche utenti, perché loro possono correlare da slice differenti e possono fare un'ottimizzazione complessiva dell'architettura. Quindi vedete, qui l'intelligenza artificiale è molto molto importante, e quindi per sintetizzare, quindi 5G sostanzialmente con network slicing si possono fare delle famose tre cose di prima, guarda caso, no? Ma ci sono anche altre, quelle di mobile broadband, la slice per quello là, per fare comunicazioni, entertainment, eccetera. Per quello machine to machine, per fare retail, shipping, bla bla bla, e così via. Quindi praticamente nel cloud del 5G, un'altra cosa importante è questa qua, che è tutto sull'edge cloud basato, quindi tutta roba è computer to computer, questo è il concetto. Io posso in qualche modo, attraverso l'uso intensivo della softwareization, una bassissima latenza, la banda molto larga, un'alta densità di utenti, io in realtà posso avere queste caratteristiche attraverso il network slicing, che ecco, ho una riduzione della latenza di 10 volte, ho una velocità 50 volte maggiore, 1000 volte la capacità, e attraverso il cloud posso fare i vari servizi che voglio. Lasciamo perdere, se no qui non finiamo mai. Applicazioni. Allora, applicazioni chiaramente possono essere molteplici. Qui sono anche indicate dei numeri che sono molto molto vecchi, quindi neanche non sarà neanche a guardare, ma
Insomma, questa è una previsione fatta nel 2016, era completamente sbagliata proprio, nel senso sono molto più alti, ma qui vedete c'è di tutto, c'è la pesca, l'arte, le costruzioni, la formazione, quello che vi pare che abbia bisogno di quelle caratteristiche di flessibilità che solo le slice e la possibilità di avere un'unica rete e tante applicazioni può dare. A quei esempi applicativi, allora ne abbiamo già parlato, telechirurgia è tipico di quello in cui serve per la sanità elettronica. Pensate a uno che sta in una zona non molto servita, chiaramente deve avere il 5G, adesso un ospedale, ma sta in una zona rurale che chiaramente deve essere in qualche modo fornito, e il quale c'è bisogna fare un intervento chirurgico con dei giovani chirurghi. Allora loro vogliono che ci sia magari uno che sta a Houston, Texas, che li segua. O magari a un certo punto, visto come sapete, molte o tutte le interventi chirurgici ormai vengono fatti con joystick, addirittura lo faccia uno da remoto. Ecco, una cosa del genere che oggi è possibile non tanto con la telechirurgia, ma con le osservazioni comunque a banda bassa larga, ma non istantanee, si può fare attualmente, ma con il 5G diventa proprio la possibilità veramente di vedere in tempo reale, un millisecondo di ritardo. È quasi nulla, tenete conto che il 6G avrà 0,1 millisecondo, con un decimo di meno. Quindi questa è la tipica applicazione di una slice, quindi uno si mette d'accordo con un network slice in service provider che è in grado di dargli una fetta di rete che ha delle caratteristiche di altissima velocità trasmissiva per avere video ad alta risoluzione e bassissima latenza. Io con le smart grid, l'ho detto, le reti elettriche devono essere assolutamente, avere bassissima latenza. Le case connesse, no? Con i termostati che vedono, parlano direttamente in caso di incendio, avvertono i vicini, quelle invece hanno bisogno di basse velocità, perché non è che mandano pochi bit, ma sono tante, e anche la latenza, non è che se il segnale, certo, prima arriva ai vigili del fuoco meglio è, ma non è che se è un millisecondo, 10 millisecondi cambia nulla. Quindi allora io, che voglio fare una connette home, voglio mi metto d'accordo con un network slice service provider che magari gestisce questo tipo di slice, e lui mi affitta il servizio in questo modo. I trasporti, le macchine connesse hanno fatto questo esperimento con l'Università di Melbourne, in cui hanno fatto degli esperimenti facendo parlare le macchine. Uno sta in una zona in mezzo alla nebbia e si fida di quello che la macchina precedente o quella dopo dice, e quindi le macchine devono poter parlare tra loro immediatamente per allertare i guidatori e magari evitare gli incidenti. E qui serve bassissima latenza, quello deve reagire subito, ed alta velocità, perché devono mandarmi delle immagini molto molto nitide e immediate. Questa è la cosa tipica dell'intrattenimento. Ecco, pensate che mentre uno sta allo stadio vuole giocare, vuole fare un game, e qui servono tante, qui servono tipicamente appunto alte capacità, quindi onde millimetri e quant'altro, latenza media, nel senso che uno basta che non serve 0,1 o 1, ma basta che sia a banda larga. Ecco, quindi per dirvi quando sono alcuni tipici esempi di come alcuni fornitori di particolari applicazioni possono fornire servizi diversi, tutti sulla stessa infrastruttura 5G. Un'altra cosa di cui si parla anche per il 6G è l'aumento, quelle chiamano addirittura fixed reality, che è la metà tra la realtà aumentata e virtuale, che si pensa che sia uno del next big things, nel senso che ormai sta entrando molto forte nella parte della simulazione dei digital twins e quant'altro, per fare delle repliche digitali e lavorare su questo per il controllo della manifattura, per la manutenzione. Quindi tutte queste cose sono tipicamente la base per un 5G, e come vedremo dopo anche per un 6G. Slide che già ho fatto vedere altre volte, che è piaciuto molto a qualcuno che mi sta vedendo. Chiaramente questo abilita un sacco di servizi possibili nelle famose smart community. C'è cioè la mobilità, abbiamo detto, la logistica, l'energia, la sanità, tutte cose di cui abbiamo parlato, e qui c'è il grosso problema della sicurezza. Quindi non ne parliamo oggi perché non possiamo parlarne, ma la sicurezza è una delle cose principali, insieme a quella che mi sta molto a cuore, al discorso che è molto facile poi andare su una sorveglianza di massa. Quindi questi sono i due aspetti che volevo soltanto menzionare, perché non abbiamo il tempo di toccarli. E
Vi faccio solo vedere che oggi, questa è una cosa uscita ieri su LinkedIn, l'ho subito acchiappata, il trend in cui si parla appunto delle nuove frontiere dell'hacking, eccetera, e guarda caso, quello che più si aspetta la domanda di skill, oggi come oggi, non è neanche più, soltanto qualche anno fa c'erano i famosi data scientist, che ci stanno pure, ma in realtà oggi c'ho la sicurezza è al primo posto, perché tutto quello che abbiamo visto, pensate alla telechirurgia, alle macchine connesse, eccetera, pensate il casino, io non ho più tempo da vedere un'altra cosa, ho fatto vedere all'altro seminario di come è passato poco e fare un hacker ha fatto saltare un'enorme centrale nucleare nell'Idaho, soltanto infilandosi con un piccolo file molto piccolo nei sistemi di comando. Quindi chiaramente, solo per dire che questi sistemi è corretto avere, al di là delle intemperanze dell'ex presidente americano, ma il discorso della supremazia della Cina o degli Stati Uniti su altre cose, eccetera, in questi tipi, più si va avanti con i G, 5, 4, 5, 6, e più i dati, l'intelligenza artificiale, la capacità di giocarci, trovano un ruolo fondamentale e bisogna starci molto, molto attenti. L'altra cosa importante, l'accenno solo brevemente alla famosa net neutrality, che praticamente è grande dibattito se sulla rete è possibile far pagare o meno per chi voglia prestazioni migliori. È il popolo della rete, tutte le varie cose della internet libero dicono che non ci deve essere trattamento discriminatorio, cioè tu non puoi dire la grande compagnia io pago e quindi vado da solo mentre gli altri si ammucchiano là, non si può fare. Ognuno deve essere trattato allo stesso modo. Per cui non devono essere, questa è la net neutrality a livello dell'Unione Europea, che era la stessa che c'era prima di Trump all'FCC americana, poi è stata cambiata in maniera totalmente liberista, adesso stanno tornando un po' indietro, ma praticamente non deve esserci bloccaggio, strozzamento o quant'altro, tutti i pacchetti sono uguali. Non è completamente vero, ma non ho tempo per approfondire, ma capite pure che un pacchetto che corrisponde a uno che stanno operando al cuore, non può essere lo stesso pacchetto che magari uno sta guardando un videoporno, ma questo è un discorso troppo complicato, non ne parliamo. La filosofia deve essere che i pacchetti hanno tutti la stessa priorità, e mentre nel caso del precedente, prima del 5G, c'era la famosa eccezione per i servizi specializzati, chiamiamo, cioè tu puoi fare un reasonable network management, perché gli operatori dicevano, ma io quando c'è un sacco di gente che mi riempie, mi satura la rete, io non posso non fare network manager, però non parla più nessuno, cioè c'è sta la saturazione, quindi io in qualche modo devo toccare quello. E con quella scusa è uscito fuori il fatto che poi quando tu hai la possibilità di fare traffic management, va a capire se lo fai per quel motivo o perché devi strozzare un concorrente, no? E tutto nasceva dal fatto che per certi servizi specializzati, guarda caso si parlava di auto connesse, di medicina e quant'altro, questa regola può essere aggirata. Ora, nel caso del 5G, sono tutti i servizi specializzati con lo slicing, e quindi sta prendendo piede un nuovo paradigma della net neutrality, in cui all'interno di ogni servizio specializzato non deve esserci discriminazione, sforzamento e quant'altro. Anche lì, solo per darvi un po' il flavor di quello che sta accadendo. E quindi faccio soltanto la sintesi di quello che abbiamo visto fino adesso: ripartizione dello spettro, c'è le dense, sicurezza e neutrali. Mercato e diffusione, abbiamo quasi finito. In realtà, come avevamo detto, dovevamo partire in questo periodo qua, e alcuni paesi sono partiti, e noi stiamo un po' indietro come, ripeto, lancio operativo e come copertura operativa. Comunque siamo totalmente nelle regole. Queste erano le previsioni che c'erano fino a poco tempo fa, nel senso che erano 2 anni fa ormai, sono già un po' vecchiotte. Più o meno non hanno sbagliato tanto, perché più o meno quest'anno pare che siano 220 milioni, quindi siamo più o meno là. La cosa che qualcuno potrebbe trovare preoccupante è che la Cina ha il dominio di queste tecnologie. La Cina ha sia come tecnologie, come distribuzione e come numero di connessione praticamente
è previsto che in 4 anni avranno oltre 1 miliardo di abbonati contro un terzo, un quarto che hanno gli Stati Uniti, e questo è quello che avevo già parlato sulla neutralità. In realtà, ecco, sono già partite in Asia, in Oceania, ma sostanzialmente si parla di Cina, Giappone e Corea, queste sono le grosse cose, sostanzialmente come sistemi per accelerare la parte di immersività della realtà aumentata e virtuale. In Nord America è partito anche il Canada e gli Stati Uniti, sostanzialmente però mettendo fuoco su quello che dicevamo, era come dire, un passaggio di mobile broadband enhanced, quindi aumentato più che non altre applicazioni. Mentre in Europa, anche là, noi sostanzialmente, anche noi guardiamo sostanzialmente per il momento applicazioni di tipo industriale con la possibilità di avere maggiore banda. Queste tutte quante sono indicazioni, queste tra l'altro vengono da Ericsson Report, quindi chiaramente lasciano tempo che trovano, per cui poi ci sono varie spin-off di queste attività, ma era per dire che già ci siamo mossi e il mercato è tale, e più o meno questo, nonostante fosse una previsione del giugno scorso, quindi tutto sommato già sono passati 6 mesi. Più o meno qua sbagliava in difetto perché sono in realtà sono circa 220 milioni e questi sono quelli previsti. E vedete che la Cina è con 2025 la parte padrona. Gli Stati Uniti sono questi qua, anzi Nord America, anche il Giappone, anche il Canada, ma il grosso degli abitanti sta negli Stati Uniti, e l'Europa anche lì non è messa molto meglio negli Stati Uniti. Quindi il grosso è Asia e Cina. E questo è quello che, ecco, qui dicevo i numeri. Abbiamo oltre Network Slicing Service Provider in questo momento, con oltre 220 milioni di connessioni nel mondo, e questo è quello che accade con le varie altre tecnologie. Guardate che questa blu, che è il GSM, che è 2G, più o meno va a morire, ancora c'è, e praticamente il 4G ancora resterà molto a lungo, ma piano piano si aumenta quello che è previsto nel 2020. E vedete, qui sono la scala sono miliardi, quindi sono 3 miliardi di persone circa nel 2026 useranno il 5G. La cosa interessante è questa qua. Questo è quello fatto per aree, quindi è un po' anche questa viene dall'Ericsson Report, quindi è un po' affollata, ma il messaggio principale è che il 5G è presente, vedete, quello giallo, sostanzialmente in Northeast Asia, nell'Europa occidentale e Nord America. Gli altri c'hanno ancora, guarda caso, nell'Africa subsahariana c'hanno ancora l'Europa molto vecchia, e noi in queste 3 zone più avanzate, diciamo, guardate il 2020, l'anno scorso, c'era il 9% di 5G in Asia. Asia, ripeto, è Corea, Giappone, Cina, quasi nulla, il niente per cento in Europa e il 4% in Nord America. L'Europa c'ha, per ovvi motivi, a molti, anche perché è stata una delle, con alcuni anche produttori europei, è stata una di quelli che ha spinto il 4G, è molto 4G, il verde e l'LTE è 4G. No? Guardate il 2026, ci saranno anche gli altri paesi aumentano, ma molto di meno. L'Asia diventa il 66%, 68% l'Europa e l'80% gli Stati Uniti. Questo vuol dire che stiamo tutti cercando di recuperare il ritardo rispetto alla Cina da questo punto di vista. E questo mi porta presto al discorso 6G, con cui concludo. Come copertura 5G non siamo messi male. Una volta tanto, guardate, l'Italia. No, una volta tanto no, noi fino a qualche decade fa eravamo leader nelle telecomunicazioni, no? Quindi ora abbiamo perso un po' la leadership e stiamo tornando un po' importanti. In questo campo siamo i secondi, perché siamo nel 5G, siamo a pari merito più o meno con l'Austria, la prima è la Finlandia, gli altri vanno in meno. La copertura in Italia ha preso soltanto alcuni dati, perché poi cambiano continuamente, quella che sembra una di quelle più avanzate, ma qui bisogna vedere, perché alcuni operatori stanno ancora abbastanza zitti. TIM ha coperto già parecchie città, località turistiche. Vodafone è presente nei grandi centri,
Roma, Milano, Torino, Bologna, Napoli ed altri. Wind Tre, potete andare su questo sito e lo vedete, c'è una copertura del quasi 60% del territorio. Non ho messo altri perché potrei mettere altri più o meno password e quant'altro, ma insomma, come copertura non siamo messi male. Qui mi fa da piacere citare, penso che qualcuno ci si riconosca, nel senso che anche Roma ha mandato avanti un bel progetto di Smart City Lab con la precedente assessora all'innovazione, non so se sapete chi è. Dopodiché abbiamo fatto, anche noi come Stato Generale abbiamo partecipato a questi esperimenti e il 22 febbraio di 3 anni fa ormai hanno fatto un esperimento di una demo 5G. Qui riconoscerete una persona che non è la sindaca, ma un'altra persona che era presente appunto a quell'inaugurazione. Quindi a Roma, da questo punto di vista, si è mossa abbastanza bene, anche grazie alla persona qui indicata, appunto. Per cui voglio dire, siamo abbastanza avanti, ma il discorso che facevo prima, quando dicevo il predominio, vogliamo recuperare il predominio sulla Cina, ci porta al discorso 6G. Allora, il 5G, quindi, in breve cos'è? È un insieme di sensoristica, Internet of Things, celle piccole, con grande uso di frequenze, quindi molta capacità, sperando di essermi spiegato bene sul perché molto riuso vuol dire molta più capacità accumulata, softwarization, basso ritardo, e quindi fare tanti servizi che sono indipendenti dalla rete fisica. Uno può fare tanti servizi sulla stessa rete. Questo è il 5G. E quindi le slides, ancora una volta, ho preferito ripetere perché è importante, ogni fetta ha delle diverse tassi di uso delle parti della rete, chi più, chi meno, chi più radio, chi meno radio. Vedete, qui c'è anche l'accesso WiMAX, 2G, satellite, radio, c'è qualunque cosa. Al 5G non interessa. Una volta che ha preso tutto quanto dalla parte diciamo di accesso radio, diventa tutto protocollo IP e da lì va avanti non sapendo da che parte venivano. Questo è il vantaggio. E per cui in ogni fetta c'è la possibilità di fare le diverse applicazioni. Questo ci ha portato, questo è un summary, latenza, questo era l'LTE, quindi 4G, 30-50 millisecondi, 1 millisecondo. Ecco, vedete il throughput, prima parlavamo della differenza tra throughput e banda, da 100 megabit 100 volte 10 giga, dalle 10.000 connessioni per chilometro quadrato diventano 1 milione di connessioni di chilometro quadrato. Ah, questo non abbiamo mai parlato, in realtà il 4G era una delle prime cose che riusciva a fare grossi banda larga in mobilità. Ecco, qui invece siamo rimasti poco avanti, però comunque con 4G si arrivava a trasmettere nei treni ad alta velocità. Hanno fatto poi esperimenti ad alta velocità e funzionava. Dopo questo si arriva pure a quelli a lievitazione, a levitazione, no, lievitazione, scusate, non è una pizza. Dopodiché si arriva a 500 km/h e poi attraverso lo slide si possono fare le cose che abbiamo detto. In realtà, ecco, la cosa importante è che qual è il modello di rete di società digitale nel 2030, è che tutto connesso con tutti, con la sanità, con le smart city, con i buildings intelligenti, la difesa, è tutto un mondo connesso in cui i dati la fanno da padrone. Per cui si arriva al concetto di società 5.0, un concetto che è nato in Giappone, in cui non si parla più di cooperazione uomo-macchina, come no, passaggio tra le varie rivoluzioni più o meno industriali, unicamente per fare smart city nel senso di migliorare le prestazioni di un sistema, ma per risolvere i bisogni sociali. Se pensate alla sostenibilità, pensate ai discorsi che facevamo anche prima sul consumo di energia e quant'altro, cioè fare in modo che non c'è solo un discorso di miglioramento delle prestazioni, ma del modo di vivere della società. Questo è un po' il concetto, utilizzando chiaramente i dati, intelligenza artificiale e intelligenza cognitiva. Quindi in una società in cui siamo circondati da tutte queste cose, che ci porta a dire che qual è la visione del 2030? È una società data prima, in cui ci saremo, tutto quanto sarà molto più ancora del 5G, che già utilizza parte di queste cose, ma ci saranno
dell'intelligenza artificiale, del computing cognitivo che utilizza delle connettività molto larghe, quasi istantanee, addirittura con frequenze dell'ordine dei terahertz, migliaia di gigahertz, con la possibilità di avere ologrammi, di avere autonomous driving e quant'altro, per poi costruire tutto un discorso di intelligenza che ci circonda, e una specie di sesto senso che fa in modo che la persona, basta che pensa una cosa, in qualche modo la cosa viene realizzata. Ora, è chiaro, è un discorso parzialmente fantascienza, ma neanche tanto, perché molte di queste cose sono già disponibili. Ok, andiamo avanti. E quindi il 6G vuole mettere un po' insieme, meglio di oggi, il mondo degli umani, diciamo, human intendo proprio come persone, col mondo fisico, il mondo digitale, e mettere insieme l'intelligenza connettiva, le varie reti, la sostenibilità, per fare in modo di avere un ecosistema ancora più efficiente di quello che c'è oggi. E quindi cosa sta accadendo? Sono le ultime tre slide, non vi preoccupate, che alcune compagnie già si sono messe a studiare. La prima è stata l'Università di Oulu, che tra l'altro collabora con la nostra Università di Bologna, e su un sistema dell'ESA, anche con il Politecnico di Torino, di Milano e altre università. Hanno cominciato a mettere degli sforzi per pensare a come questi concetti di cui abbiamo appena parlato possono essere realizzati per realizzare un ecosistema 6G. E quindi, come qui dico, molti dicono, chiaramente ho cercato di essere politicamente corretto e poi siamo tra noi, ma molti dicono proprio che lo stanno facendo apposta, perché non possono permettere alla Cina di avere il predominio di tutte le nuove tecnologie, in cui, come abbiamo detto, l'intelligenza artificiale, la possibilità di intromissioni, di hacking e quant'altro è fondamentale. Quindi chiaramente dovrebbe essere una sovranità europea, ovviamente. Però la Cina, che c'ha in aggiunta a tutto il resto, c'è pure un regime. Che è vero che dopo quello che è accaduto in America non si possono fare troppi confronti, però il confronto si può fare. Per cui alla fine, insomma, si cerca veramente di. Perché è vero che stanno nascendo delle cordate, diciamo, tutti chiamiamo dal mondo occidentale, stanno proliferando sul 6G proprio in questi mesi. E, per esempio, in America è stata lanciata a ottobre un'alleanza per il 6G. La Cina, dall'altro, continua a lavorare, perché ha messo con una lunga marcia nel loro vettore 13 satelliti a novembre, di cui uno di 70 kg soltanto per sperimentare trasmissioni a frequenze delle migliaia di gigahertz, cosa che non si è mai fatto oggi. Quindi la Cina, che una volta veniva tacciata di essere una che copiava, avrà anche copiato, anzi ha copiato, ma oggi non copia più. Oggi fa delle cose veramente, veramente a stato dell'arte. E la Corea del Sud sono stati i primi a lanciare 5G, stanno lavorando molto su questa, in particolare con LG e Samsung, su questi argomenti, e prevede il lancio entro il 2030, entro questa decade. Ma sostanzialmente su queste tre cose, come dicevo prima, sulla realtà mista, immersiva, extended reality, cioè avere un misto tra verità, realtà immersiva, realtà aumentata, eccetera. Ologrammi che ci possono servire proprio per fare non solo delle simulazioni, ma anche per avere la possibilità di fare dei processi commerciali particolari, no? Comparire nel posto dove uno vuole vendere una cosa, vuole fare un esperimento, e il gemello digitale, che ormai è probabilmente quello che sempre più, a cui sempre più ci si riferisce. In questo anche noi siamo abbastanza bravi, in particolare con il nostro vicepresidente Sergio Farrugia, che queste cose le stiamo trattando a livello di informazione geografica. Quindi possiamo anche noi darci da fare sul 6G. Quindi qual è quello che sta accadendo? E quindi ci saranno velocità molto maggiori ancora rispetto a 5G, che già abbiamo detto che erano già molto maggiori rispetto a 4, per fare contenuti immersivi, sanità, quindi ancora una volta sanità sempre più efficiente ed efficace, quindi telemedicina, teledidattica, telechirurgia, televisi, tutto quello che è tele, con velocità sempre maggiori e capacità di video e di latenza sempre inferiori, chiaramente poi ci porta alle vere città e alle fabbriche intelligenti. E loro parlano, in particolare, questo mi sembra che sia Samsung, di iperprestazioni, iperspazio, iperbanda, iperprecisione, iperintelligenza, iperfiducia. E hanno lanciato Samsung un progetto pilota a 1 terabit, 1000 gigabit al secondo. Prima parlavamo che
Il livello era del 5G, erano 10 a fronte di giga o di centinaia di mega del 4G. Qui in teoria tra 10 anni abbiamo 1000 giga e latenza di un decimo del 5G, 0,1 millisecondi, 100 millisecondi. E quindi, infatti, questi sono gli obiettivi che a luglio dell'anno scorso Samsung ha indicato come suo obiettivo per la fine della decade. E l'Europa una volta tanto non sta a guardare, nel senso che è appena partito un grosso progetto, uno dei 9 finalisti, sono partiti mi sembra 8 o 9, non vorrei sbagliare, progetti su un bando molto grosso che ha fatto la DG Connect, è partito adesso, credo che la data sia proprio il 1º gennaio, è stato assegnato l'8 dicembre, XAX, che riunisce una venticinquina di operatori, tra cui ci sono guidati da Nokia Ericsson, ma ci sono vari operatori importanti, c'è il Politecnico di Torino, sarà contenta Emma Angelini, ci sono l'Università di Firenze, Madrid, Telefonica e quant'altro, per studiare appunto una roadmap che dura 2 anni per vedere quali sono la roadmap e le tecnologie che noi pensiamo di poter sviluppare. E quindi torniamo al discorso della sovranità digitale europea. Guarda caso si parla di edge computing, quindi voglio dire anche, do un messaggio di speranza a uno sfiduciato Sandro Poloni, con cui stiamo scambiando un po' di idee sulla sovranità digitale, forse ancora qualcosa riusciamo a farlo. Certo, siamo molto, molto in ritardo, è molto difficile, per carità, però insomma qualcosa stiamo cercando di fare. E questa è la slide conclusiva che fa il confronto tra il 6G e il 5G. Entrambe prestazioni previste, perché il 5G sono prestazioni più o meno acclarate, più o meno, perché ormai ci stiamo. Il 6G è quello che si pensa di fare, ma vedete che per esempio con il peak data rate, e qui siamo al data rate, non siamo al throughput, a differenza di prima, ma per capirci, mentre il data rate era 20, diventa 1000 nel campo della 50 volte la 6G verso 5G. Nel campo della latenza si passa da un millisecondi a 0,1 millisecondi a 100 microsecondi, e nel campo della densità delle connessioni si parla da un milione di persone contemporanee nella stessa il chilometro quadrato a 10 milioni. Capite come escono fuori questi numeri? Qui si parla proprio di Giappone, di Cina, di queste cose qua, di grandi città, in cui pensate Shanghai che diventa una cosa del genere, quindi insomma. Questo ci porta alla fine quindi non a caso ho parlato prima di fiducia, e senza nessuna polemica con nessuno presente in questa cosa, dico perché anzi no, questa la dico dopo perché questa qui non me l'ero ricordata, e quindi in sommario e conclusione, il 6G tende a abbinare quindi elevatissime velocità, quindi centinaia di giga in teoria, terabit al secondo, cioè 1000 giga al secondo, e istantanea, quindi latenze bassissime, alle nuove frontiere della scienza dei dati, quindi veramente l'uso dei sistemi immersivi e predittivi basati su computing, cioè i sensori wearable, magari quelli messi dentro nel corpo, che parlano direttamente con l'ambiente, ambiente gemelli digitali e quant'altro. E quello appunto che dicevo prima, ecco, quindi senza nessuna cosa, nessuna polemica con nessuno, ma cerchiamo di essere positivi, perché le persone negative che trovano un problema per ogni soluzione ce ne abbiamo anche troppe. Quindi con questo concludo con 3 minuti di anticipo rispetto al massimo, e con 20, 27 di più rispetto a quello che mi hanno ripromesso, perdonatemi, ho cercato di dire il più possibile cose masticabili, e forse non ci sono riuscito, ma ho cercato di allargarmi dove ritenevo che ci fosse il caso. E con questo, visto che siamo a nuovo anno, che non potrà che essere migliore del vecchio, vi auguro un ottimo 2021, e vediamo cosa riusciamo a fare, che ruolo possiamo anche avere in questo tipo di applicazione. Grazie per l'attenzione. Bene, grazie, grazie Fulvio. Io chiederei, insomma, se ci sono domande, ma se non ci sono, proviamo a stare dentro i 90 minuti, no? Ci salviamo così in Sì. 90 minuti. Bene, vedo tantissimi complimenti in chat, chiarissimo.
Chiarissimo, grazie al relatore, complimenti, grazie per la chiarezza Fulvio. Grazie a voi. Bene Fulvio, noi dobbiamo a questo punto prenotarti almeno per un altro paio di sessioni, no? Quando volete, per quello che posso fare, che so fare, io non sono uso a raccontare cose che non conosco, quindi quello che so fare volentieri, Sì. non cose che mi devo imparare perché No. non vorrei fare il buffone a raccontarmi cose di altri, le cose che so fare molto volentieri. Chiedono se il video sarà disponibile. Naturalmente sarà disponibile sul nostro canale YouTube, di cui vi scrivo in chat se volete anche il link, ma è molto semplicemente Se youtube.com poi, se poi vi interessa che faccia, magari anzi, scusa, slash autopia. no, Vai Fulvio. dico, se per caso vi può interessare, io faccio magari una cernita, senza mi metto queste 80 slide e vi allego la presentazione volentieri. No? Alcune possono forse essere evitate, quindi se volete, se prendete, pensate interessanti, vi posso fornire la mia presentazione PDF. Senz'altro le condividiamo anche attraverso il nostro sito. Bene, c'era una domanda. In realtà, puoi spiegare più in dettaglio il concetto di energy harvesting per il 5G? Magari lo rimandiamo alla prossima puntata, Fulvio, facciamo una puntata dedicata agli aspetti ingegneristici. Energetica. Oppure Va bene. vuoi spiegarlo adesso, in qualche minuto, insomma, se riesci. Ma scusa, la domanda esatta qual è? Guarda, può spiegare Seguito più. fino a un certo punto. Ho capito che si parlava di energia. Energy? Sì, guarda, c'è Rocco Citroni, lo invito eventualmente, che Sì. poneva la domanda, lo Sì. invito se vuole ad Sì. entrare in linea. Se è ancora in linea, appunto, può anche prendere. No, non lo vedo. Bene. Ah, Vabbè, eccolo, eccolo, pronto, eccolo, mi sentite? eccolo. Sì, Sì, certo. Dica pure. buonasera. La mia domanda praticamente era, ho visto praticamente nella slide che si andava a spiegare che l'energy harvesting poteva essere applicato nei sensori per il 5G. Ecco, volevo un po' approfondire questo concetto se fosse possibile. Ma Grazie. no, diciamo che quello è un discorso di 5G sta nelle varie applicazioni, in particolare quella appunto per disaster recovery, per applicazioni in zone rurali e quant'altro, si sta vedendo che a volte può essere necessario in qualche modo dare un servizio anche minimale, anche riducendo molto il consumo di energia, perché magari ce n'è poca. Allora si sta ragionando su dei chip o della componentistica che in qualche modo cerchino di sfruttare le capacità di generazione elettromagnetiche e fare in modo di contribuire alla scarsa energia che si è verificata abbassando il consumo di potenza e aumentando l'energia prodotta da questo tipo di componentistica. Sono ancora discorsi che sono ancora un po' di là da venire e poi sono più discorsi di applicazione di chi poi vuole fare il servizio che non del 5G. Il 5G, diciamo, permetterà che questi tipi di sensori a basso consumo, di produzione di energia alternativa che può ovviare a delle mancanze o delle limitazioni, possono essere accomodati da questa architettura. Quindi è più un discorso di adattamento dell'architettura che non di una cosa che fa parte del 5G. Il 5G lo permette, mentre altri sistemi lo permettono con maggiore difficoltà. Spero di Bene. aver in parte risposto. Sì, grazie. Bene, Fulvio, grazie ancora. Io invito tutti al nostro prossimo appuntamento, giovedì, sì, giovedì di questa settimana. Per questa settimana abbiamo ben due appuntamenti alle 21 sulla nostra pagina Facebook. Parleremo di energia. Quindi la risposta a Rocco Cidrumi. Va bene, grazie ancora a Benissimo. tutti e buona serata. Buonasera a tutti. Buonasera. Ciao. Ciao a tutti. Buonasera a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.